Sì, questa è un'interrogazione molto importante perché si tratta di un tema delicato che ci riguarda tutti e su cui penso che siamo tutti concordi, quello della violenza contro le donne, un tema che purtroppo in Italia resta attuale sempre. Premesso che la Regione, nel rispetto della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, CEDAW, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, e dei principi costituzionali, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali e ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi. Considerato che purtroppo la violenza contro le donne è un fenomeno molto ampio e diffuso e secondo l'ultimo rapporto Istat quasi 7 milioni di donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza psicologica, fisica o sessuale. Preso atto che con DGR 1473-2013 è stato istituito l'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori, che si occupa di realizzare il monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale. Tenuto conto che da giugno 2016 sono in discussione in Commissione Cultura della Camera dei Deputati i disegni di legge abbinati in tema di educazione all'affettività e alla parità di genere, evidenziato che sarebbe di fondamentale importanza trattare tali tematiche sin dai primi anni di scuola, in modo da aumentare la consapevolezza e il rispetto per l'altro, al fine di scardinare luoghi comuni e l'insorgenza di forme d'odio, prevenendo comportamenti a rischio. Atteso che dunque l'educazione al rispetto e la formazione specifica degli operatori che si occupano di queste tematiche rappresentano, accanto al monitoraggio, un elemento fondamentale per la prevenzione della violenza di genere. Interroghiamo il Presidente della Giunta e l'assessore competente per conoscere quali iniziative, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, intendano attuare al fine di promuovere interventi volti a difendere la cultura del rispetto della dignità della donna, per conoscere quali specifici progetti e interventi, anche rivolti a docenti e genitori, stiano realizzando presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi di genere. Grazie. Sono felice, siamo molto felici che ci sia una condivisione nel sentire questo tema come prioritario, importante, che ci sia la sensibilità e la volontà anche di raccogliere il nostro stimolo per portare avanti, promuovere nuove iniziative volte a sensibilizzare anche appunto i ragazzi più giovani, perché è proprio nel momento formativo quello cruciale, come ha detto giustamente l'assessore. E troviamo quantomeno singolare che quest'anno da parte del governo nazionale non siano pervenuti questi fondi che erano tradizionalmente, che fortunatamente vengono ripristinati per l'anno prossimo, destinati ai centri antiviolenza. Noi conosciamo la realtà dei centri antiviolenza da vicino e sappiamo che purtroppo le risorse messe a disposizione non sono comunque ancora sufficienti, e quindi ben venga che ci sia nuovi bandi per il Fondo Sociale Europeo, da parte del Fondo Sociale Europeo, per integrarli. Bisogna continuare a lavorare in questa direzione, quindi trovare nuove risorse. Noi sicuramente diamo tutto il nostro appoggio e la nostra disponibilità anche a trovare soluzioni ulteriori. Stimoleremo ulteriormente anche la Giunta a verificare che da parte delle conferenze dei sindaci questi fondi siano poi effettivamente versati ai centri antiviolenza con tempestività, insomma verificare anche che poi l'iter sia efficace. E siamo anche felici e orgogliosi di poter
dire che abbiamo trovato accoglienza da parte della giunta regionale della nostra proposta a prima firma Fabio Tosi, quando abbiamo proposto in consiglio regionale l'esenzione del pagamento del ticket per tutte le vittime di violenza di genere che si rivolgono al pronto soccorso, e sappiamo che l'assessore Viale ha dato il via, annunciandolo oltretutto nella giornata del 25 novembre, giorno dedicato a questo tema. Ho potuto partecipare anche a molte iniziative sulla tematica della violenza di genere, e quindi auspico che questa apertura, questa possibilità di collaborazione su un tema così importante possa proseguire in futuro. Grazie.